Buongiorno a tutti. Oggi vi faccio un unboxing dell'S7 Edge bianco a 250 euro circa, ma poi vi darò le cifre esatte. Se lo acquistate in altri negozi lo pagate almeno 100 euro in più, ma questo è da esposizione. Arriva in pratica come nuovo. È solo che la scatola è già aperta. L'esposizione c'è un nome inglese, vedrete l'etichetta di garanzia dietro che va assolutamente tenuta per un anno. Io ne ho già acquistato un altro. Ne ho già acquistato un altro 14 mesi fa. L'unica sorpresa, sotto l'etichetta di garanzia ho trovato un graffietto, ma nulla di che. Poi vi farò vedere in foto. Non si vede quasi, solo in controluce si nota. Io l'ho acquistato color oro, gold platinum, e questo white pearl. Questo naturalmente l'ho acquistato per conto terzi e non lo terrò, però volevo fare una specie di pubblicità, anche se non ho nessun ritorno economico. Solo farvi vedere, questa qui è un po' rovinata la scatola. Cioè la mia, il Galaxy non era così. Naturalmente arriva già così. Perché è stato in pratica in negozio, sotto una vetrina. Eccolo qua. Bellissimo. Peccato non è mio. Dopo gli metterò una pellicola che mi deve ancora arrivare, vediamo se si accende. Si è acceso. A posto, come vedete. I suoi accessori non sono mai stati aperti, ci sono tutti. Questa non è, diciamo, un unboxing che vi descrivo come è fatto, perché è un telefono di 3 anni fa, ma che secondo me è ancora valido, soprattutto a 250 euro. È anche compatto, ma maneggevole. Io il mio lo uso con una cover con questa full body di giorno. Di sera al sicuro si può anche togliere. Naturalmente va lasciata una pellicola sopra, perché sennò la mia esperienza si graffia. E questa è l'etichetta che va tenuta per un anno, se no decade la garanzia. Io l'ho comprato con 4 euro di spedizione assicurata. Più 13 euro la spedizione entro 48 ore perché avevo fretta. Quindi